Bene, proviamo adesso a semplificare questo script, soprattutto andando sostanzialmente a togliere questi comando di ripetizione con il forward e il left, perché semplicemente LibreLogo, come utilizza i comandi del linguaggio Logo, ha già un comando che serve per disegnare un quadrato. Allora, proviamo a semplificare e cancelliamo questa parte e scriviamo questo comando square, gli diciamo la larghezza del lato, quindi square lato, e proviamo a rilanciare il nostro. Vedete che abbiamo fatto la stessa identica cosa, però utilizzando questo comando. Possiamo anche togliere il comando pen down, anzi possiamo dirgli pen up, proprio per evitare eventualmente spostamenti della tartaruga lungo il nostro foglio e evitare di vedere disegni che non linee che non c'entrano. Proviamo a rilanciare e vedrete che disegna ancora il nostro quadrato perché proprio questo comando non necessita del pen down. Proviamo a dargli anche una posizione diversa. Anziché home, andiamo a dirgli position. La posizione la diamo in questo modo, position, gli diciamo 100, anzi 300 su l'asse X e 110 sull'asse Y. Vediamo dove sposterà. Eccolo là sopra. Abbiamo costruito il nostro quadrato in una posizione più in alto.